Va? Vai, vai, vai. Si sente. La cosa che mi viene... Avvicina, avvicina. La cosa che mi viene da dire è grazie. Qualità di sindaco. Grazie a nome mio, dall'amministrazione, dalla cittadinanza. Ogni qualvolta un cittadino si prende cura di un angolo del paese, è un atto di generosità, della quale va dato atto e non posso che dirti grazie. Sono contento che sia partito questo intervento, perché tutta questa zona prossimamente sarà interessata da interventi di riqualificazione, altre nuove, piantumazione di alberi. Contiamo di farlo non appena possibile. Non mi sbilancio sui tempi, perché i tempi delle pubbliche amministrazioni sono sempre molto particolari. Quindi rinnovo il grazie, è una cosa bella. Ti auguro tanta fortuna per la tua attività, il successo che meriti. A nome mio e della comunità torittese ti ringrazio per aver messo in bellezza questo tratto, che è il tratto più importante per chi accede a Torino. È la prima cosa che uno vede quando entra a Torino. E quindi averlo riqualificato e aver reso gradevole l'accesso a Torino è un merito che ti va dato. Quindi grazie a nome della comunità torinese. Grazie a voi. Franco, come assessore al territorio. Assessore al territorio. Allora, Vincenzo, come ha detto il sindaco, io ti ringrazio e soprattutto spero che ci vengano tanti Vincenzo Florio che prendono questa iniziativa, perché gestire il territorio, vedere il territorio abbellito in questa maniera con delle persone come te, a noi ci fa tanto piacere. Purtroppo questa è una storia che viene da tanto lontano, di vedere queste aiuole del nostro paese abbellite. Citiamo il lontano 2012, tu hai fatto tanti anni fa anche la richiesta per avere questo rondò, e poco tempo fa ti è stato assegnato e hai fatto una cosa stupenda. Ci sono anche un po', vedendo quelle, negli ultimi giorni sono arrivate anche due domande per affidamento di altri spazi verdi da sistemare, stato lì per passare. Quindi tu sei stato il pioniere di questa iniziativa e speriamo che dopo di te si aggiungano tantissime altre persone per abbellire il nostro stupendo paese. Grazie a te. Grazie a te. Grazie per queste bellissime parole. Non c'è complimento e soddisfazione più grande nel vedere e fare qualcosa per il proprio paese. Vi devo essere sincero, da tantissimo tempo, entrando da questa parte qui, che è la parte principale, mi veniva un gruccio allo stomaco ogni qualvolta vedevo dell'erba alta o vedevo questo rondò. Ecco perciò nel 2016 è nata l'idea di abbellire questo tratto del paese. Vuoi un po' di burocrazia, però devo ringraziare tutte le amministrazioni che si sono avvicendate, chi ha partecipato a questo progetto, quindi mi va di ricordare Franco Cotrone, mi va di ricordare te, soprattutto anche con il beneplacito del sindaco di Pasquale Regina. Finalmente ci siamo riusciti. Avevo un piccolo sogno nel cassetto, che era quello di vedere dove crescesse erba alta, di non vederlo come problema, ma di guardarla come una risorsa, di costruire un qualcosa di semplice, ma che desse bellezza, che desse quel tocco di qualità in più, non solo a me o a noi, ma alla cittadinanza intera. E spero che davvero possa essere questo piccolo gesto un esempio, e quella cosa appunto piantata che possa crescere e possa dare speranza e positività al paese. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere qui stasera, e che Dio ce la mandi buona. In bocca al lupo a tutti. Tanto successo e lunga vita. Grazie. Va bene, ci siamo. Adesso a te lo stappo, la signora toglie il...
ci siamo. Cerchiamo, speriamo di non avere nessun problema qui, altrimenti la colpa è di Vincenzo Di Grumo. Ti aiuto. Tre. Aspetta. Di là c'è qualcosa che è una sentita. Lì, lì. Tre, due, uno. Auguri. Beh, i bicchieri dove stanno? No, facciamo solo questa qui. Opla, auguri. Auguri. Auguri Toritto. Auguri Toritto. Va bene. Per quella scoperta. Sì.